Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Sagittario, ascendente Sagittario, Luna o Venere in Sagittario. Andiamo a vedere come sarà questa settimana dal 19 al 25 agosto con questa Luna piena in Acquario del 19 e che ha influssi sia prima che dopo. La Luna piena in Acquario significa fare una rivoluzione nelle proprie emozioni. Le emozioni dominate dall'Acquario, la Luna, Urano nella Luna, significa proprio faccio la rivoluzione, come il buon Urano ci insegna, il buon Acquario ci insegna, nelle mie emozioni. Qual è questa rivoluzione? Accogliere gli dèi. Questa è una società che vive senza dèi e come vi insegno in tutti i podcast, rivoluzionare, fare la rivoluzione significa accogliere le forze emozionali proprio come dèi, come esse sono, come ci insegna anche Platone quando dice gli dèi e idola sono proprio le nostre emozioni, le nostre idee, quindi le idee che ci verranno scaturite dalle emozioni che vivremo sono idee rivoluzionarie, sono idee che ci vengono direttamente dagli dèi. Quindi analizzeremo la parte generale, vediamo dove puntano l'attenzione e poi l'amore. Quindi per le ragazze appena iscritte, ragazzi appena iscritti, do il calorosissimo benvenuto. Vi invito a studiare i miei podcast, soprattutto l'arte sciamanica, per imparare a capire come si diventa veri maghi, includendo le emozioni come dei e acquisendone la forza. Detto questo, andiamo a vedere questa settimana. Allora, cosa ci dice l'oracolo? In linea generale, dove punteranno l'attenzione, ma cosa ci dice l'oracolo? In primis in linea generale. Però abbiamo il coyote abbiamo in questa settimana. Bene, siamo pronti a dei giochetti che ci farà l'universo. Dobbiamo essere pronti un po' a dei giochetti, dei giochetti. Questi giochetti hanno a che fare con una realtà completamente distorta dalla verità. Allora, il coyote ci mette in guardia l'imbroglione sacro, cioè colui che ti fa arrivare delle cose per metterti alla prova, una sorta di test. La realtà che tu potrai vedere all'esterno, la tua mente razionale la potrai... Diciamo che il coyote è un po' il coyote della ratio. Quindi questa è la settimana in cui abbiamo la straordinaria opportunità di sgamare il coyote, di sgamare l'ignoranza, il karma e vedere la verità. Adesso andiamo a vedere con i tarocchi come si manifesta. Fatto sta che dobbiamo essere pronti in questa settimana a fatto che qualche cosa della nostra quotidianità potrebbe sembrarci tutto l'opposto di quello che la nostra mente razionale giudicherà negativo. Tutto l'opposto. Siamo già preparate a questo, lo dico soprattutto per le ragazze nuove e i ragazzi nuovi, di studiare questa settimana, proprio che c'è il coyote, ma anche alle nostre veterane, lo dico, i podcast della playlist L'Arte Sciamanica. Va bene? Quei podcast lì vi fanno proprio da diciamo, sono le armi, ok. Vediamo un po' di che cosa si tratta questo coyote. Vediamo un po'. Fatevi voi furbe rispetto al karma. Che vuol dire furbi? Amate. Fatevi furbe significa amate. Accogliete gli eventi e dite datemene ancora, che io sono un eroe. Allora, vediamo un po' cosa accade in questa settimana, come sgamiamo il coyote. Sagittario. La regina di bastoni, e qua ci sei già tu, e mi dice già, sei già nel potere, l'hai già scamato il coyote, ci sei tu, vediamo. Ah, abbiamo la luna, eccole, a livello emozionale abbiamo proprio con questa luna piena in acquario, e qua mi dice, hai il potere, regina di bastoni, che tu sia uomo o donna non importa, hai il potere, il coraggio, perché la regina di bastoni è la maga, la strega, la sciamana, di entrare nelle tue emozioni come il mito di Perseo, nel regno octonio, sotterraneo. Ci sono delle paure, delle situazioni che verranno a galla rispetto a delle situazioni e tu hai il potere di prenderne
atto è di prendere il potere dell'emozione stessa. Vediamo un po' ancora. Ok, sei di spade. Ti dico già che esci fuori da queste paure, te lo dico già. Paure, situazioni, condizionamenti, te ne esci fuori col sei di spade. Tu ti allontani completamente grazie al tuo potere di regina di bastoni, di allontanarti dalle paure, prendere dalle paure dettate dalle tue emozioni e prendere il potere degli dèi, che sono le emozioni. Sei di spade mi dice che esci proprio fuori dalla paura. Vediamo. Il giudizio, il risveglio spirituale e la regina di coppe, ragazze mie. Cioè, questa è la stesa in cui tu prendi e ti arriva un'emozione negativa rispetto a qualsiasi circostanza, qualsiasi circostanza. Mi dicono che sia nel lavoro che nelle relazioni tutto batterà sul punto emozionale. Quindi, che cosa succede? Come vi insegno sempre, arrivano delle emozioni, tu col tuo potere di maga o di mago ti dai conto, giudizio, ti accorgi che è il coyote, risentitevi questo video in settimana, e cosa fai? La regina di coppe ce lo insegna. Vieni, dea della rabbia o della frustrazione, della tristezza, vieni con me, vieni a me, vieni a me, vieni a me, grazie, io ti benedico, io ti accolgo, io mi affido a te. E allora tu esci fuori dalla paura e ne trai il potere, regina di coppe. Wow, vediamo un poco, energia positiva per te, energia positiva il carro, che te lo dico a fare, potenza, successo, avanzamento, che te lo dico a fare? Mi parla anche che ci possono essere degli spostamenti e dei viaggi in questa settimana, oppure posticipi un viaggio, oppure ti dai conto che vuoi fare un viaggio e prima non lo volevi fare perché avevi paura di fare questo viaggio, lo farai. Lo posticipi in questa, cioè scusami, lo decidi di fare in questa settimana, poi magari lo farai nella prossima, o stai già in viaggio, non lo so. Vediamo qual è la carta negativa. Il cavaliere di bastoni, la carta negativa. Hai paura ad agire d'impulso. Hai paura ad agire d'impulso. Allora, ti dico una cosa, non agirai d'impulso. Non agirai d'impulso. Ma agirai seguendo la tua intuizione. Questo ti fa uscire fuori da alcune problematiche. Di che parla questa luna? Scusatemi, fammi vedere. Di che parla questa luna? Ah, di un re di denari. Di una persona sul posto di lavoro, probabilmente, o di un capo o di qualcuno. Oppure delle situazioni rispetto a una persona che la tua mente razionale vuole farti travisare. Ricordati, le cose non sono così come le vedi. E accogliendo queste persone che questa persona ti porta, queste emozioni che questa persona ti porta, tu te ne esci. Va bene? Otto di bastoni, forse non stai ricevendo chiamate da questa persona o una risposta da questa persona. Però ti dico che qua si risolvono queste cose. Di che cosa parla il carro per positivo? Del sette di coppe. Si aprono le possibilità. Si aprono le possibilità. Apertura di possibilità, apertura di possibilità. Di cosa parla il sei di spade? Del sette di denari. Allora, ragazze mie, abbiate un po' di pazienza, mi dicono, in questa settimana, perché già il fatto che tu prendi coraggio di fare delle scelte inerenti alla tua magia, eccetera, i risultati concreti rispetto a qualcosa che voi volete vedere, proprio, bisogna avere un po' di pazienza, perché tu investi in questa settimana nelle tue emozioni, acquisendone il potere, e arriveranno anche gli altri frutti. Ecco perché mi mettevano il coyote, va bene? Magari sul lavoro, sì. Vediamo un po' cosa ci dice lo sciamano, no, lo sciamano, scusami, di Angelion. Per il Sagittario. Sì, infatti è chiaro, il salto nell'ignoto, passaggio tra due mondi, coraggio, non voltarti, guarda avanti. Mi stanno dicendo che coraggio, non voltarti, guarda avanti. Questa è la settimana in cui devi fare il salto nell'ignoto rispetto a ciò che non sai, ma che devi attendere per vedere. Quindi è la fede nell'invisibile. Tu lo farai già questo salto, però questa è un'accelerazione verso questo. Aiutati con l'immaginazione, godi della tua immaginazione, perché tutto sogno, tutto immaginazione in questa realtà duale. Quindi la tua
la tua mente non fa differenza tra ciò che immagini e ciò che realmente vivi. Quindi porta il tuo stato di coscienza su un'ottava superiore e immagina quello che vuoi realizzare. Se ti ricoppe il carro, prendi la decisione del carro di immaginare quello che vuoi e abbi fede nell'invisibile. Guarda avanti, non voltarti, è riferito anche al fatto che molti di voi scelgono di fare anche un viaggio, secondo me, e non aspettare una persona che ti aveva detto qualcosa. Sì. Quindi avete il potere, avete la forza e dateci dentro, ragazze e ragazzi. Ok, adesso passiamo all'amore. Allora, andiamo a vedere, sia che tu abbia una persona che non ci sia nessuno ancora, andiamo a vedere nell'amore cosa accade in questa settimana che va dal 19 al 25 agosto. Mettiamo una carta guida per il Sagittario, carta guida. Re di spade. Allora, Re di spade mi parla o che c'è freddezza con qualcuno, non c'è comunicazione o c'è una comunicazione basica, oppure sei tu che non c'è nessuno e sei molto seria, molto serio, cioè concentrato sulle tue cose, su ciò che per te è importante, sulle tue responsabilità, cerchi di avere le idee chiare per conseguire quello che vuoi. 10 di coppe, magari sei concentrata sulla famiglia, le idee chiare sulla famiglia. Su quello che vuoi realizzare, stai cercando di avere le idee chiare anche su che famiglia vuoi realizzare, che tipo di connessioni vuoi realizzare. E può essere che sei sola o solo e stai pensando più alla famiglia in questo senso e non al rapporto relazionale. Vediamo un po' che cosa ci raccontano i tarocchi in merito. Sagittario amore, settimana che va dal 19 agosto al 25 agosto. Vediamo. 5 di spade, asso di spade. Arrivano comunicazioni laddove non ce n'erano o laddove c'era tensione? Arrivano comunicazioni, asso di spade, energia attuale, energia positiva, energia negativa, energia passata, futura, passata, futura e conclusione di energia futura. Asso di spade, 9 di coppe, 6 di coppe, 4 di coppe, la morte. Guarda, qua mi dicono che arrivano comunicazioni che ti fanno felici. 6 di coppe, 9 di coppe. Da un momento un po' di apatia emozionale, io vedo che qua ti sei riconnessa con la tua bambina o il tuo bambino interiore. Stai portando guarigione a te stesso o a te stesso. Ti vedo stare bene o con le persone che ami a livello di famiglia o con i tuoi amici, oppure con una persona stessa proprio. Io qua vedo che ci sarà chiarezza che porterà questo benessere, se c'è già una persona, per esempio. Oppure vedo che hai fatto un grande lavoro su di te qua, eh. Da apatia emozionale vediamo una riconnessione con la propria parte interiore e un benessere raggiunto. E qua arrivano comunicazioni in ambito amoroso. Vediamo un po'. Energia attuale, Sagittario, amore, Paggio di bastoni. Qua ti vedo piena di grinta, piena di voglia di esplorare nuovi orizzonti. Ti vedo proprio in questa settimana più accesa che mai, o acceso che mai, più con la voglia di conoscere, di fare, di aprirti. Vediamo al positivo. Cavalier di denari al positivo, mi dice che sei molto concentrata più sulle tue questioni personali di lavoro, di casa o di, come dire, a mandare avanti le tue cose come priorità, molto entusiasmo sulle tue cose come priorità. Però il cavalier di denari, un cavaliere parlando d'amore, perché è una stesa sull'amore, però quando escono anche altri semi, lo devo dire, no? Mi parla di opportunità, un'opportunità che può andare un po' più lenta. Però è al tuo positivo, il fatto che vada un po' più lenta questa opportunità è al tuo positivo. Un investimento a lungo termine. Vediamo un po' il blocco qual è. Il Papa, è possibile che ci sia una persona che non si voglia impegnare oppure tu non ti vuoi impegnare con qualcuno. Quindi è possibile che una persona, tu stia avendo a che fare con una persona che è già impegnata oppure sei tu che non ti vuoi tanto impegnare, dai prevalenza alle tue cose. Nonostante ci siano delle comunicazioni da parte di qualcuno,
Il Papa Blocco mi parla anche di credenze, di modi di vederla in modo diverso, la vita e sta al blocco. Magari tu la vedi in un modo, un'altra persona la vede in un altro modo, tu vuoi qualcosa, un'altra persona ne vuole un'altra. Comunque l'andiamo a vedere poi. Passato, paggio i denari e il 10 denari. Qua vedo che ti sei molto concentrata su ciò che riguardava la tua famiglia. La tua famiglia, il tuo lavoro o la tua stabilità. È possibile che qua ci sia anche. Io non so se qua qualcuno si vuole impegnare e qualcun altro no. Qua è possibile pure questa cosa, però vedo tu questi denari qui con la priorità sui denari, vedo che come priorità hai la tua stabilità, prima di tutto. Vedo che alcune di voi hanno avuto delle opzioni, o possono avere opzioni in questo periodo, però o voi non vi volete impegnare, oppure tra una di queste opzioni c'è una persona impegnata. Vediamo un po' che succede qua, eh. E dal 19 al 25 agosto, Sagittario, 10 di spade, il re di coppe abbiamo qua, e il 5 di coppe. Guarda, io qua vedo che c'è una persona per te, questo re di coppe qua. Però tu hai un po' paura ad aprirti, non ti vuoi impegnare. 5 di coppe, chi viene dopo? Il diavolo, qua c'è una persona che insiste. Per alcuni di voi è una persona che già conoscete. Una persona che insiste. Insiste perché è mossa da un pentimento nei vostri confronti. Oppure c'è una persona che insiste, è una persona nuova. Il re di coppe. Però, ecco, e insiste questa persona. Però voi magari non la pensate allo stesso modo. Oppure siete voi che non vi volete impegnare. Oppure non la pensate allo stesso modo. O non l'avete pensata allo stesso modo e questa persona vuole redimersi, diciamo. Però il cavaliere di denari qua, il tuo positivo, ti dice che tu te la prendi con calma questa cosa. Vediamo un po', anche se è una persona nuova, eh? Vediamo un po'. Allora, Sagittario. Paggio di bastoni, energia attuale, amore. Re di denari, sì, vedo che c'è qua. Allora, da parte, secondo me, molti di voi siete voi questa energia qui dell'impegno sulla vostra famiglia, sulle vostre responsabilità. E poi per altre c'è una persona che o si vuole impegnare con te e tu non sei pronta, però per altre siete voi che siete impegnate sul vostro profilo lavorativo o sulle vostre cose. Vediamo il cavaliere di denari al positivo. 6 di bastoni, vedo che avrete la situazione sotto controllo rispetto a quello che volete realizzare, sia con una persona che sotto il profilo lavorativo. Vedo che volete mettere dei passi sulla vostra stabilità personale. Il 6 di bastoni al positivo mi parla al fatto, al tuo positivo, che avrai le idee chiare su come raggiungere i tuoi obiettivi, che mi parlano non solo d'amore. Vediamo questo Papa al blocco. Asso di denari, alcune di voi rifiutano l'opportunità con una persona che era impegnata e si aprono a un'altra opportunità. Oppure avete rifiutato un'opportunità con una persona che non era. Avevate differenze di credenze, però qua si presenta o è la stessa persona o una persona nuova che insiste. Vediamo 10 denari, paggio di denari. 10 denari di nuovo, qua c'è una persona impegnata secondo me. E il 4 di coppe è o impegnata sul lavoro e non mi ha dato la giusta attenzione, oppure è impegnata con un'altra famiglia e questo ti ha demotivato. Però c'è la volontà di ripresa, tu te la prendi un po' con calma, se questo è il tuo caso. Se non è questo il tuo caso, io credo che c'è una persona che insiste. Io non so se gli darai subito la possibilità, perché insiste, si vuole impegnare, però non so se questa cosa è da parte tua che non ti vuoi impegnare o questa persona che non si può impegnare subito. Ecco che c'è un po' diciamo di attesa da parte tua col cavaliere di denari qui. Vediamo il 10 di spade. Cavaliere di coppe, vedi, arriva una persona qua, assolutamente, arriva una persona. Il re di coppe. 7 di coppe, arriva una persona e tu ci pensi. E tu ci pensi. 5 di coppe. 9 di denari, ci pensi con i tuoi tempi, ci vai, sai? Ci pensi perché
Vuoi valutare questa opportunità? Vuoi valutare questa opportunità? Vedo che sei molto concentrata sulle tue cose, vuoi un benessere tuo personale, anche economico, magari. O questa persona per alcuni di voi arriva per chiederti perdono per essersi comportato in maniera egoista e adesso insiste con te. Vedete un po' dove vi risuona. Vediamo il diavolo. L'eremita, questa persona insiste, ma tu ci vai cauta, cauta, cauto, cauto. Sì, vedi 10 di spade, tu ci vai cauta cauta, perché per alcune può essere la stessa persona che si è comportata un po' in maniera egoista, diciamo. Per altre è una persona nuova e voi ci andate caute caute, inizialmente non è che rifiutate l'opportunità, la valutate. Sì. Vediamo un po' cosa ti dirà questa persona. Qua abbiamo forti segni del Capricorno, Vergine, Toro, Acquario, Gemelli, Bilancia, Vergine, Capricorno, Cancro, Pesci, Scorpione e Toro. Vediamo un po' cosa ti dirà questa persona che insiste. Io ti stupirò, vedi? Qua ti stupirà qualcuno. Ti stupirà. Cos'altro ti dirà? Sono nervoso perché non riesco a controllare quello che provo per te. Te l'ho detto qua, c'è una persona che prova qualcosa di forte e vuole stupirti. Cos'altro ti dirà? Allora, qua questa persona parla per coloro le quali si sono separate da questa persona, ti racconta questo e cosa è accaduto durante la vostra separazione. Quando ci siamo separati, sentivo un vuoto incolmabile a cui non riuscivo a dare spiegazione. Mi sono distratto, ho cercato di riempire in mille modi quella sensazione angosciante, ma tutto rimaneva in superficie. Tutto ciò che facevo prima risultava ormai banale. Mi sono sentito impotente, frustrato, inerme davanti a qualcosa che non avrei mai potuto controllare. Questa persona credeva di poter controllare quello che provava per te. Magari si è distratta, questa persona ha cercato in altri modi di stare bene, di soddisfare quello che voleva soddisfare, insomma, anche essendo un po' più egoista, diciamo. Ma questa è una persona che, per coloro i quali si sono separate, che rientra e non può controllare quello che prova per te e si redime da questo, mi spiego? Ok. Vediamo cosa ti dice l'ultima carta di Rider-Waite. Amore, Sagittario. Vedi 4 di spade. Qua tu la prendi proprio con calma rispetto a questa cosa che arriva per sanare il tuo interno. La prendi con calma, fai attendere qui, 4 di bastoni, ti dedichi molto di più alla tua stabilità personale. Però ti dico che poi qua vedo un incontro, 4 di bastoni, la ruota, 2 di coppe, va bene? Vedo che c'è un po' di andare calmi, però poi vedo incontro, vedo celebrazione. Cos'altro? Ci aggiungono gli oracoli. Immaginare. Latte e miele. Wow, sì. Io poi qua vedo che si è pronti a manifestare, questa è la carta del pieno godimento, sensuale, sessuale, passionale. Vedo che tu immagini un po', stai sulle tue e poi qua vedo che c'è questa opportunità che verrà assolutamente colta. Va bene? Poi qua mi dicono che stiamo entrando nella tappa della Vergine il 22 agosto. Siccome qua abbiamo 2 volte ripetuto il segno della Vergine, che è il 9 denari con l'eremita, io vedo che durante la tappa della Vergine, quindi questa stesa si può anche allungare, questa persona insiste, vi vedo poi pronte a prendere la possibilità, ok? Quindi, ragazze mie, ragazzi, io faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica!